2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del viadotto Belice sulla statale 115 tra Sciacca e Castelvetrano. Sono finalmente partiti i lavori che prevedono il rifacimento dei cordoli, la sostituzione dei giunti di dilatazione e il ripristino del manto stradale. Ad annunciare l'apertura del cantiere sono oggi i sindaci Fabrizio Di Paola e Felice Errante. Il viadotto oggetto di interventi è uno di quei viadotti che, a parte l'importanza che riveste sulla SS 115, è quella l'unica strada che collega la provincia di Trapani a quella di Agrigento, passando da Castelvetrano, dallo svincolo autostradale a Sciacca, sicché era strategica per tutti questi territori. Oggi salutiamo con piacere e con favore il fatto che siano concretamente iniziati i lavori di messa in sicurezza, specie in un momento come questo, dove oggettivamente le drammaticità dovute a smottamenti piuttosto che ad opere pubbliche che vanno cedendo su tutto il territorio nazionale ci fanno stare particolarmente preoccupati. Sindaco, ci saranno disagi alla viabilità legati anche all'interdizione parziale del viadotto? Io ritengo di no, perché l'impresa pare che abbia messo in campo tutta una serie di azioni per utilizzare, per fare degli interventi utilizzando la doppia carreggiata e la doppia corsia di marcia, cioè le strade non verranno mai interrotte. Ma al di là dei disagi, che mi auguro siano ridotti al minimo, questi erano interventi assolutamente improcrastinabili. Un ponte come quello del Belice, il viadotto del Belice, che voi conoscete tanto quanto me, è una di quelle infrastrutture che necessitava di importanti e immediati interventi di ripristino e di ristrutturazione. La seguiamo, è una vicenda che io e il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, seguiamo da tanto tempo, posta l'importanza e l'importanza strategica appunto dell'opera. E siamo particolarmente soddisfatti per avere finalmente raggiunto il traguardo. I sindaci di Sciacca e Castelvetrano evidenziano come il finanziamento dei lavori sia legato alle sollecitazioni fatte in questi anni alle istituzioni nazionali e si inquadra in un progetto più ampio di miglioramento della statale 115. Ci sono tratti di Carano su cui si è intervenuto, ponti disastrati sui quali si sta lavorando, ma anche altre importanti porzioni sulle quali bisogna ancora investire per rendere sempre più sicura questa fondamentale arteria.